dove sono le mucche qua? Le mucche? Sul serio? Mucche, le mucche, dove sono? Qua sono. Quelle sono vacche, quindi no. Oddio, adesso dirà, ehi, Giuliano. Vabbè, le vacche fanno mu, ma una faccia. Ciao a tutti i ragazzi, sono agro. Grazie Giuliano, grazie. Comunque non hai visto cosa ho fatto con New Holland, eh? No, cos'è che hai fatto? Niente. No, ma aspetta, devo fare un trick pazzesco. Pazzesco? Sì, pazzesco. Tipo Giovannotti. Pazzesco. Sì. Cos'è che cambia? Ma lui gioca con la... Lui c'è, la PlayStation c'era della Sony. Della Sony? E si tira contro i sassi. Ma è la 690? Eh? Voglio la New Holland, io. Così fai vedere i fan quella lì a John Deere. Okay. Perché non mi piace la telecamera di quella roba lì. Non piace, porca. C'ha un fob pazzesco. Che schifo. Pensa a te. Cosa? Sembra un cagnolino che si sta mordendo la coda. Sì. Vabbè, dai. Però non l'ha preso tanto il cambiamento del... Ah sì, della zona... Dai! Ma stavo facendo la intro figa! Oh. Vabbè, puoi già iniziare il video qua senza fare la intro, scusa, perché non cambio un po' ogni tanto? Va bene. Ciao a tutti ragazzi, il mio nome è Agromoderni, siamo qua in questo nuovissimo episodio di Pro Farming stagione 6. Oggi qui con me c'è Giuliano. Ciao a tutti. È un tamponatore di John Deere. Cioè, quando si dice mi piacciono i John Deere, no? Uno pensa, ma avrà in testa il cappellino della John Deere. No, lui proprio se li tromba. Vabbè. Dai, va. Dopo tutti i 1000 commenti che mi avete lasciato nella scorsa puntata, ho capito che voi intendevate questa 6000, no, che 6000, S690i, e quindi l'ho sostituita. In effetti è un po' più carina, ha molte più funzioni, la scopriremo in questo episodio. Ora, se Giuliano la smette di far cagate, ci dirigiamo verso il nuovo campo. Aspetta che tiro l'acqua. Tiri l'acqua. Devo smettere di far cagate. Dai, va. Oh, dai, qua non te la metto la musichetta. Non se la merita. Ma uffa, va bene. Tutto me la metti però. Sì, la prossima sì. Allora, accendiamo i lampeggianti. Io no. Sì, tu sì anche. Non hai messo la freccia, io la metto invece. La freccia si mette da sola qua, sulle John Deere sono avanti, mi dispiace. La freccia si mette sull'arco, no? Sull'arco, esatto. Sì. Vabbè. Sì. Mamma mia, ste battute. Allora ragazzi, purtroppo sia io che Giuliana mi ha notato il fatto che sta trebbia ha una telecamera brutta, perché c'ha il FOV davvero troppo stretto, e quindi la terremo tutto il tempo. Cos'è così il FOV? Ecco, cos'è il FOV? Il FOV è più o meno l'angolatura, è tipo, sapete quando con la speed player, questa mod qua, quando facciamo così, questo è il FOV. A parte Giuliano che e questo è il FOV, ecco. E più o meno fa lo stesso effetto la telecamera di questa mod, ed è una cosa che odio. Alcuni modder lo fanno e non riesco a capire perché. Probabilmente per far delle screen o non lo so. No, probabilmente non hanno tirato indietro la player camera quando hanno modellato. Sì. Dubito. Vabbè, comunque detto ciò, c'è scritto anche nella target, c'è scritto Steve 11k. Sì. Ah, l'hai messo a te, è vero? Stavo dicendo, ehi, ma che coincidenza! Proprio. Comunque, 11.000 iscritti, intanto grazie a tutti ragazzi per gli 11.000 iscritti, li avevamo fatti sabato sera, domenica mattina, sabato sera, giù di lì. E quindi niente, vi ringrazio davvero tanto, sono felice, come al solito. Tante belle parole. Perché c'è dell'erbaccia qua fuori? Hai visto che distanza di sicurezza? Ho visto. Io voglio vederti prendere la patente, Giuliano. Adesso mi picchio una Ma quanto fa di massima la New Holland? Cioè, quanto fa di velocità massima la New Holland? 32 al cubo. Addirittura al cubo.
Oh, c'è scritto 3 vicino. Ah, ma è la drive control o qualcosa del genere. No, la speed control. Ops. Lol. Gabbato di nuovo. Ha ha ha. No, mi hai ucciso. Mi hai dato una mazzata in testa col tubo. Che è diverso. Col tubo, ma sei ripiegato? Ma cosa stai dicendo che fuori? Ma io ce l'ho ripiegato del tubo. Ehi, cominciano i bug. Yeah. Allora, tu vai avanti, vai dall'altra parte. Io adesso porto la barra con il nostro Fend. Come molti di voi mi hanno chiesto di fare, ho aggiornato la versione RC4 del Fend Iago. Che da quel che ho capito la versione RC dovrebbe essere una suddivisione ancora interna tra il V2 e il V3, tra il V3 e il V4, queste cose qua. È un po' come... no, neanche come... no, è il trattore assicurato. È il trattore con l'RC. Sì, esatto. Infatti il 4 sta per A e fa RCA, responsabilità conducente. Non me la ricordo più. Sto studiando. Devo fare l'andane. Sì, fai l'andare. Perché abbiamo bisogno di tanta. Oh, meno male che non c'era l'agro che mi incorrava. Giuliano fa sempre le cagate e poi me lo viene a dire a me. No? Tipo i gatti, hai presente, no? I gatti che non buttano giù la tazza quando non ci sei. I gatti aspettano che tu arrivi lì e poi iniziano a fare meow, meow. E poi te la buttano giù davanti ai tuoi occhi. Quindi ragazzi, se avete un gatto in più che lo state per buttare via, datelo ad Agro che conosce bene i gatti e ne vuole uno, me l'ha detto sì, prima. Sì, sì, certo, io tra tutte le cose, perché proprio un gatto? I gatti non mi piacciono. Tu preferisci il cane, decisamente. Il cane al gatto? Sì, decisamente. Il gatto è un po' stronzetto, dai. Da persona. Diciamo la verità. Vabbè, dai, arrivo subito, Come arrivi subito? Boh, ragazzi, Giuliano se n'è andato. Vabbè. Allora, adesso noi andiamo avanti qua e ci attacchiamo alla barrozza. Perfetto, così poi andiamo a scoprire la nuova trebbia. Perché si sta ancora caricando lì? Ok, si è caricato. Come interni, beh, sono migliori di sicuro dell'altra John Deere, c'è poco da fare. Andiamo un attimo, com'è già che si apriva con X? Ecco qua. Beh, a livello di modellazione veramente mi piace. Non fosse per questo piccolo bug della camera che c'ha il FOV veramente, veramente strettissimo. Vabbè. Allora, arriviamo qua, l'agganciamo. Giuliano intanto è partito. Sta laggando, penso, che va avanti a scattini. O a gattini. Probabilmente si è tipo mutato perché c'ha i suoi genitori in camera e stanno utilizzando tutta la banda. Oppure è andato a picchiare i suoi genitori per farsi dare la banda. O la bandana, più o meno la stessa cosa. Allora, alcuni di voi mi avevano chiesto di fare liquamatura in questo episodio. Il problema è che al momento siamo in deficit per Giuliano del DLC Olmer, perché purtroppo lui non ce l'ha. Ecco, è ritornato. Bene. Ehi, le motivazioni che hai detto non sono vere, perché non è nessuna delle tue, stavo ancora sentendo. Ma tipo, cioè, è partito un aggiornamento di Steam, mi ha chiuso il gioco e quindi ho problemi tecnici gravi. Ma no, cioè mi ha messo in finestra il gioco e io ho detto okay, cosa fai? Cioè, ma lo sai di chi è sto computer qua? Date una calmata, abbassa la cresta. Ecco, sempre del genere. Comunque stavo finendo di spiegare che Giuliano non ha il DLC Olmer, quindi non è possibile per adesso fare. No, perché io l'ho comprato, però la Giants non me lo vuole dare, cioè non è che sto facendo una cosa illegale o che, cioè, ragazzi, non pensate che io sia. Quindi non ha provato a scaricarlo, no. No, in pratica, ragazzi, quindi dato che mi piacerebbe farlo con l'Olmer, dovremmo trovare un altro modo. Adesso devo vedere se aprirla a voi fans, quelli di voi che magari hanno l'Olmer, perché mi piacerebbe davvero fare una bella liquamata di gruppo. Però, adesso vediamo. Dona anche tu un Olmer a Giuliano. Ecco, adesso parte la campagna aiuta Giuliano, vabbè. E quindi niente, però per sta puntata trebbiamo, dato che nella scorsa l'abbiamo fatto un po' così, diciamo la verità. Adesso volevo farvi vedere. D'altro non c'ero io nella scorsa puntata, lo so che l'hai fatto così. Ecco, possiamo attivare tramite la autocombine la guida automatica, però con i laser, senza mettere il pilota automatico. Quindi, per chi non avesse visto cos'è che ho fatto, è impostato come se lo attivassi, però gli ho messo ho schiacciato autosteer in modo che lui mi sterzi da solo. Lagga un pochino lo sterzo perché è iper preciso. Ok, adesso si è bloccato.
Ehi? Cosa sta succedendo? Anche te sei bloccato? Al little bit lag. No, Yarmox conflict. Yeah. È scoppiato il server e c'è tipo ok la... Era l'autosteer che non gli piaceva. No, ma e adesso no, ha fatto tipo il mega laggone ed è ritornato. E c'è tipo l'aspo che ha dovuto recuperare i giri persi. Sì, quando si è inchiodato. Il mio si è bloccato l'aspo direttamente. Ah, fantastico. No, il mio si è bloccato dopo quando ha ripreso. Va bene, ragazzi, sappiamo adesso, l'abbiamo scoperto in diretta che non si può usare questa funzione dell'autocombine in multiplayer, perché altrimenti vi fa crashare il server. No, va bene. Comunque ve la faccio rivedere perché prima Giuliano ne ha parlato, ma forse alcuni di voi non l'hanno notata. Eccola qua. È targata Polonia perché non sono riuscito a mettergli Italia. Però ho messo Steve 11K, ci stava. Ci stava la grande. Allora ragazzi, allora. Vediamo un attimo gli interni di questa trebbiozza. A sto punto la metto con la GPS, così posso andare su e giù. Tu Giuliano puoi continuare invece ad andare a fare le capezzagne e i giri attorno, queste cose qua. Io continuo a girare attorno se vuoi. Ok, grazie. Sì. Così almeno io vado avanti, vado su e giù con la nostra amichetta e siamo a posto. Bene, bene. Per motivi pratici adesso ce ne torniamo giù. Ai 30 all'ora. Tac. Oh, ma tu... Dica. Tu. Io. Lo sai che è Beethoven, sai chi è Beethoven, no? Sì. A 26 anni è rimasto sordo. Sì, lo so. 26 anni e non sentirli. Non me l'ha neanche annunciata questa volta, ragazzi. Non l'ha neanche annunciata. Mamma mia, questa cosa sta dovevamo giocare sull'effetto sorpresa. Ah, ecco, no, sì, dai, sì, certo. Ma dai, era bella. Però mi hai messo la musichetta, no? Guarda carina, che lo scopro dopo. Era carina. E certo che lo scopri, poi lo scoprono in 11.000 iscritti. Oddio, che emozione. Oh. 11.000 persone sentiranno una battuta di merda. No, dai, basta. Allora, adesso facciamo un bel taglio in mezzo a Giuliano. Ma come sei trasgressivo? Ok. Tagli in mezzo. Wow. Sì, sono proprio a capo. Allora, direi che in mezzo qui va bene, è abbastanza in mezzo. Ora ci giriamo. Ops, ho fatto tipo un'andana fatta male. Oh no. Ti dovrò tanto licenziare. Dopo devi caricare l'agro. No, in realtà te la faccio caricare. Se lo segni le fa caricare a me. Esatto. E non compro neanche il ranghinatore per farle più strette. Ma chi è che ha seminato? Questo è il primo campo che forse ho seminato, se non sbaglio. Qualcosa tipo l'ho seminato a novembre dell'anno scorso, reale. È seminato male, però cioè, guarda, tutti gli angolini. Ma perché contavo che crescesse velocemente, invece. Perché l'avevo fatto seminare l'autotractor, no? Ah. Quindi non hai seminato te alla fine. In realtà no. Vabbè, una schifata così altrimenti. Vabbè. Ok, GPS messa, possiamo affrontare l'argomento della scoperta delle funzioni in cabina. Ah, chiudiamo anche però l'ad della GPS. Ecco qua. Ah, qua possiamo vedere che abbiamo un Green Star. Che ti figata. Metto sulla canzone di Super Quark. La John Deere S690i dispone del dispositivo Green Star che indica la correttezza della posizione dello sterzo al fine di raddrizzare l'andatura di trebbia. Nel frigo bar della vostra trebbia potrete trovare anche un fantastico pinguino vivo in omaggio. Aspetta, tra l'altro, non so se hai notato, è presente la pubblicità quella lì di che facevano in televisione di Lovo? È presente Lovu? Ok, sì. Il doppiatore è lo stesso che doppia i video per la John Deere. Infatti io quando ho sentito vuoi cercare nuovi partner? Poi ho ricollegato a nuovo sistema di management della potenza John Deere 7R. È una roba bellissima. Comunque sta sbarellando il mio Green Star all'interno. Allora, stavamo dicendo, guardiamo le funzioni. In realtà dovete sapere che questa trebbia è ottimizzata per Gearbox e Drive Control. Che la Gearbox non la usiamo in AgroTech Fabio, ma la Drive Control è una mod che implementa davvero tanto le funzioni dei trattori su tutti i trattori e la usiamo nella serie AgroTech Farm, nel caso non l'aveste ancora vista. Infatti una delle cose che aggiunge la nostra... Perché sto iniziando a laggare? Una delle cose che aggiunge la... No, sto laggando tantissimo. Ops, ho finito proprio qua il cassone. No!
Giusto, giusto. Mamma mia, sì. Non era un caso, eh. No, 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 era tutto programmato. Ma per caso tuo fratello, il tipo Nat ruba banda? No, non ha il Nat ruba banda. No, per fortuna no. Ma tecnicamente è anche staccato da internet. Infatti adesso è tornato su internet. Il caro è là, fondo. No, è ancora da prendere. Lo prendiamo tutte e due, va? C'è sia il Fend che il camion. Ah, okay. Cosa vuoi? Io prendo il Fendi. Ok, allora io prendo il camion. Vabbè, Fendit. Devi andare avanti. Fendit? Come dicono i piemontesi imbruttiti. Ma non è vero, no. Al Fend dicono. Fend, anzi. Quasi, quasi, quasi non fanno sentire la T. Proprio Fend. C'è certa gente che dicono il Fendit. Beh, però sì, ci sono alcuni youtuber anche. Però vabbè, io ho un Mercedes che fa gli 80 all'ora, ma sembra che ne faccia i 100. E quindi approfittiamone. Ma come sei trascre, sì. Vandati, eh. Ma il tuo cosa fa già? I 68, no? Sì. Ah, sì. No, perché c'è un po' di peso della terra, da tanto che è sporco, dato che non lo lavi. Ah, ecco, l'aerodinamica, sì, influisce su... L'aerodinamica di un aereo è questione di agro che non pulisce i trattori. Esatto. No. È questione di fisica. Stavamo facendo delle... bambina, ti sopprimo col cuscino dell'aereo. Sì, vabbè. No, ah, giusto, ho interrotto i bellissimi discorsi sulla Trebbia che adesso torneremo a fare. State tranquilli, ragazzi, solo che dobbiamo svuotare i cassoni. Allora tu svuoti dentro il Yoskin, invece scarico su... Cosa? Non ho capito. Niente, andiamo a svuotare i cassoni. Cassoni con la S, ok? Sì, sì, io ho sentito con la Z. Ah, senti male, senti solo quello che vuoi sentire tu. No, quello è quello che hai detto tu. No, le prove video. E comunque ragazzi, stavolta ho detto ragazzi con la Z, però questa volta era con la Z, non con Oddio! La S. Ok? E comunque stavo dicendo che Giuliano andrà a scaricare nel John Deere, mentre... Nel John Deere 939. nel Yoskin. Poi comunque quello lì è un 936. Vabbè, tanto ti perdonerei, in Italian Farm hai detto il Fend G240, quindi. Sì, vabbè, anche in questa serie ho detto un sacco di volte il Fend Xerion 5000, Quello forse ancora più deprimente. Allora, cos'era? Apri copertura con N. Ok. Madonna, perfetto. Che stabilità che ha sto trattore. Sì, molta stabilità. Questa è questione di chimica. No, scherzo. No, no, Fend, sì, è proprio chimica. Il Fend lo studiano nella galleria del vento, però non devi usarlo se c'è della terra sopra, e quindi... Infatti, cioè se cambia un grammo sei finito. Esatto. Adesso vedi tutti i fans della Fend che iniziano a dire: uè, ma che cazzo dici? Uè! E roba del genere. Che cazzo dici? Io non lo lavo da 4 mesi e funziona. Vabbè, lì c'è qualche problemino, diciamocelo. Allora, aspettate che devo riaprire. Mi sa che questo Joskin è un po' piccolino. Ok. Stavamo dicendo che volevamo guardare agli interni. Ripetiamo. Questa mod è stata creata per essere utilizzata con due altre mod, cioè la Drive Control, che è una mod che ne amplifica le funzioni. Le funzioni del mezzo, e poi la gear, no, e poi la gearbox. Puoi comprare tipo la Prima Chic, bottiglia d'acqua, certo. E poi la gearbox, che invece è una mod che agisce sul cambio del mezzo. Quindi molte delle funzioni dell'IC sono relative a questo. Per esempio, se io andassi, adesso non lo faccio, ma se vado a schiacciare qua dove c'è la chiave, lei dà un ordine al mezzo di accendersi tramite la drive control, ma se non ho la drive control mi dà errore. Adesso lo vedrà anche Giuliano. Ma link to global app script. Esatto, mi dà errore. Zeta drive control. Ecco, e anche Giuliano lo legge perché lo vedono tutti quelli che sono in partita, perché è una cosa comune. No, perché Agro è prepotente, ha modificato il server per farlo leggere a tutti. Esatto, così. Sì, così la prossima volta metto, quando mi dovete leggere come presidente, metto vota anche tu Agro Moderni, e ogni persona che entra faccio tic 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 tic. Ok, vota. E
Ah, sono al 90%, quindi mi sa che mi dovrò fermare prima o poi. Anzi, più prima che poi. E poi andiamo avanti a scoprire gli sci, anche se ormai sono già tipo 20 minuti che registriamo. Dettagli. Dopo non darmi la colpa se non hai scoperto gli sci. Eh no, anche perché io fra un po' devo andarmene di casa, quindi devo sbrigarmi. Allora, vabbè, non penso che riusciremo ad arrivare al fondo. 97, 98. Devo venire a scaricare? 99. No, non sono ancora il 99. Aspetta. Sì, mi sa di sì. Ok, arrivo. Infatti. Ma che trebbia ha? Un cavolo di serbatoio che porta 14.100. Non potevano farlo preciso, 14.000 e basta. Non potevi fare quei 2 metri in più. In teoria. Sto arrivando. Dov'è il mio Mercedes? Ma stai zitto, Mercedes. Oh, gara di accelerazione. No! Siamo partiti in svantaggio, ma possiamo recuperare, signori. Lui è carico, è da un Fender. Noi abbiamo un Mercedes. Signori, attenzione. Tanto questa sì, non però, è la dai, serie non tecnica. Puoi fornare un Mercedes. No, non vale. Sì. No! Non l'ho fatto apposta. Caino Bastasu. Dai, che robe. Giro largo. No. Che... Sì. Ah, ce l'ho fatta. Ah! No. E beh, ci credo che tu in avanti hai più potenza di un camion in re. Però sto continuando a caricare. Ma dov'è che ce l'hai? Ok, adesso ho smesso. Boh, dai, fai andare avanti così carico anche un po' io. Ok. Lasciamo Mercedes qua, dopo io torno giù con il okay. Con il Fendit. Di nuovo. Gliel'hanno insegnato oggi al 1050 Tour. Sì, proprio. Allora, adesso arriviamo, facciamo la svolta e continuiamo la nostra esplorazione di questa mod. Vabbè, torno là in retromarcia. Bene, ok. Comunque potete notare qua che adesso sta funzionando molto meglio il Green Star. Infatti vedete che lui ci dice che dovremmo andare un pelino più a sinistra, ma GPS è satellitare, quindi se non lo sa lei. Ok, allora adesso tiriamo su, giriamo, sfruttiamo la potenza della GPS mod per saltare una fila. E via. Ok, perfetto. Ora si va avanti. Infatti adesso vedete che c'è la Green Star che sta andando in botta perché non sa se guardare la sinistra o la destra. Comunque, a parte tutto ciò, vi vorrei far notare anche che sulla PDA, quello lì a destra, quello dove c'è anche la Green Star, sotto abbiamo anche una percentuale del carico attuale e poi c'è una barra crescente riguardante il carico. Dopodiché, adesso ne attiviamo questo, abbiamo, vabbè, qua sotto c'è un IC per alzare e abbassare il volante. Questo invece cos'è? Questo alza e abbassa la testata. Dopodiché abbiamo questo tasto che invece apre e chiude la coclea. Questo che chiude ed apre invece tutta l'intera trabeatrice, i condotti, la tramoggia e tutte queste cose qua. Questo invece attiva o disattiva la presa di forza e tutto il sistema trabiante e mittente. Questo invece per il trinciapaglia e mi pare che sono finiti di qua. Vediamo se c'è ancora qualcosa di qua. Vabbè, le porte ormai è uno standard, nulla di che, mi pare anche di qua niente. Ok, e comunque è stracomodo. Ah, aspettate, proviamo a chiudere la coclea. L'IC infatti si è chiusa. Perfetto. Abbiamo testato anche che l'IC funziona. Giuliano non dice più niente. Ma sono concentrato. Devo andare sulla stessa carreggiata. Wow. Ma stai pensando di tenere il centro? 12 argomenti, io non posso neanche fare delle battute squallide sui suoi argomenti. Cioè si perde l'intrattenimento. Giuliano, scusate, l'ha appena sbarcato giù a Lampedusa, allora dobbiamo ancora insegnargli bene l'italiano. No, ma pensate che io volevo proprio informarmi, no, su Lampedusa e guardo da Google Maps e cioè, non riesco a trovarla, vedo solo un puntino nero, penso che sia uno sporchino sullo schermo, ma invece era proprio Lampedusa. Capita, quelle robe lì. Mamma mia, signori. Uffa. Comunque, cioè, io sono sempre curioso di guardare il video. Perché dopo guardo le facce da moderni. C'ho proprio una potenza facciale, una mimica facciale pazzesca. La gente mi sente proprio che per quello, mica per farming.
Allora, detto ciò, adesso ci aggiriamo e iniziamo a fare l'ultima andana. Anzi, l'ultima passata, perché dobbiamo chiudere l'episodio. Nonostante tutto, c'è da tanto che stiamo registrando, quindi dobbiamo salutarci. Oh! Ora, in questo momento, ragazzi, da quella parte lì comparirà un sondaggissimo, in cui vedrete, anzi potrete votare, per quello che deve essere contenuto del prossimo video con Giuliano. Ora, non posso assicurarvi che il prossimo episodio di Super Farming sia con Giuliano, però il primo che farò con Giuliano lo faremo su quell'argomento che vincerà. Quindi mi raccomando, votate come al solito. Potete farlo sia da mobile, da cellulare, che da tablet, che da computer, da qualsiasi posto. Basta cliccare sulla i da quella parte là. Ma sei agro? Sì, dimmi. Scusa se ti interrompo. Sai cosa succede quando tiri un pacchetto di fazzoletti tempo a un amico per passargli? Che il tempo passa. No, il tempo vola. Però era anche carina la mia, ammettiamo. No, il tempo vola, è meglio. Però passa anche, perché se gli fai un passaggio. No, no, tu lo lanci. Quindi è in aria, vola. Sì, ho capito, no, ma donna, era anche carina la mia. Ma no, stai zitto che sono solo belle le mie. Ok, scusa. Ragazzi, dovete pagare il copyright per fare le battute che fa Giuliano. Mi dispiace. Scusa, uffi. No, c'è AgriCAD che non lo paga mai. Infatti, è già multato, ma è un evasore proprio. Ormai AgriCAD l'abbiamo licenziato, cioè non si fa più vedere. Ecco, appunto. Proprio no, da ecco, magari qualcosa. Metterò qualcosa nel sondaggio che si può fare anche con AgriCAD. No, no, ragazzi, cioè, per favore, non votate quella roba lì. Votate solo la roba che si può fare con Giuliano. Ecco, vabbè. Con quella con AgriCAD proprio l'ho lasciata in bianco. Mi raccomando, ragazzi, lasciate in bianco, così Agro è indeciso e dice: questo okay, è molto anti-istituzionale, vedete? Che poi la gente non va a votare a referendum, perché c'è Giuliano che lo dice. È demagogia. Attenzione, una parola così difficile. Va bene, però ragazzi, ho dovuto studiare prima di fare il video per dire una parola così. Ah, sì? No, dai, okay. Io vi ringrazio tantissimo per la visione. Spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un bel like per farmelo sapere. Come al solito, potete passare dal canale di Giuliano, che ringrazio, così è felice. Esatto, così lui è felice. E ricordate che le mucche fanno mu, ma una fa ciò. No. Io voglio vedere la faccia di Agro. Sì, sono curioso. Ciao a tutti, ragazzi.